move, don't move, don't move, don't move. One by one. One by one, one by one. Sono state 6 le operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. I migranti, circa 800, erano a bordo di 6 gommoni soccorsi dalla nave 18 della Guardia Costiera e da 2 imbarcazioni delle organizzazioni non governative SOS Mediterranee e Proattiva Open Arms. Per i prossimi giorni le proiezioni parlano di condizioni proibitive del canale di Sicilia, ma l'attenzione resta alta perché in passato le organizzazioni di trafficanti di esseri umani non hanno esitato a far salpare barconi e gommoni con condizioni del mare quasi impossibili. Tutto questo mentre si depositano le cifre di un anno record, il 2016, per numero di traversate e di migranti arrivati sulle nostre coste, più di 180.000. In questi giorni il governo italiano ha deciso di intervenire direttamente presso le autorità libiche. Il 95% delle traversate ha inizio proprio dai porti della Libia, per definire un'azione comune di contrasto alle organizzazioni di scafisti. Impegno difficile sia per l'instabilità politica del paese del Nord Africa che per l'estesa ramificazione delle organizzazioni che gestiscono non solo le partenze e le traversate, ma anche la permanenza in centri di accoglienza più simili al lager di coloro che arrivano in Libia, pronti ad accedere ad una delle tante porte dell'Europa. No, no, no.